In qualche modo internet arriva. Insieme seguiremo questa celebrazione, avremo modo di commentare al termine come è stata vissuta qui Maria Ausiliatrice. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Carissimo Rettore Maggiore, bentornato a Valdocco. È un piacere poterti ospitare nella Basilica di Maria Ausiliatrice. Carissimi giovani, bentornati anche nella nostra Basilica, in questo giorno tutto consacrato al ricordo di Maria come custodisce, ci protegge, ascolta le nostre invocazioni, presenta al Padre insieme con il Figlio le nostre preghiere. È una bella testimonianza del fatto che l'educazione sia l'esperienza che caratterizza la famiglia salesiana nella Chiesa e nel mondo. Noi abbiamo iniziato proprio un mese fa, il 24 aprile, questo tempo di preparazione a questa grande festa di Maria Ausiliatrice, con la preghiera del Santo Rosario in cui abbiamo invocato Maria come speranza nel cammino educativo, ricordando tutti i protagonisti dell'esperienza educativa che riguarda la famiglia salesiana, ma ogni parte del mondo e ogni frammento di storia lì dove ci sia un bambino, un ragazzo e un giovane che vuole camminare verso una vita piena, verso una vera maturità.
Facciamo veramente risuonare questa basilica della nostra preghiera, della nostra fede, della speranza che invochiamo continuamente anche da Maria Santissima, perché tutta la famiglia salesiana non soltanto si senta rappresentata all'interno di questa basilica, ma possa anche sentire che qui si sta pregando per ogni frammento di storia tra i tanti amici che guardano a Don Bosco con fiducia e con devozione. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Un grazie sincero e sentito a Don Guido, rettore della Basilica. Un saluto con vero affetto a tutti voi. È bellissimo avere questa possibilità di radunarci e trovarci di nuovo questo anno per celebrare la grande solennità di Maria Ausiliatrice. Noi qui, altri nel cortile, perché la sicurezza lo richiede così, e tantissimi, posso assicurarvi, in questo momento, in tante parti del mondo, alla sera nell'Asia, al mattino nell'America. Prima di iniziare la preghiera aggiungo soltanto una comunicazione che è anche una promessa. Martedì scorso ho avuto l'opportunità di trovarmi personalmente con il Santo Padre Papa Francesco, con la simpatia e la paternità e l'affetto che ha per tutta la famiglia di Don Bosco. Gli ho detto: Santo Padre, il giorno 20 andrò a Valdocco per celebrare il 24 la grande solennità di Maria Ausiliatrice. E come già una volta mi aveva detto, io l'ho detto, gli prometto che tutta l'assemblea, e dirò questo, pregheremo per lei. E lui mi ha detto di nuovo: davvero, ti chiedo questo, a tutti voi di parlare alla Madonna di me. Allora condivido questo momento con tutti voi, per fare di questa solennità anche una espressione bellissima di comunione con il Papa e con il Papa, con tutta la Chiesa, come tanto amava Don Bosco. Ci mettiamo nella presenza del Dio che è amore, che conosce i nostri cuori, le nostre debolezze e fragilità, ma anche la bontà. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siede alla destra del Padre e intercede per noi, Kyrie eleison. E Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria.
Preghiamo. Signore Dio nostro, Tu hai costituito la Vergine Maria madre e aiuto dei cristiani. Per sua intercessione concedi alla Chiesa la forza del Tuo Spirito per superare con sapienza e amore tutte le prove e partecipare fin d'ora alla vittoria di Cristo, Tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 testa e 10 corna. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamavano il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi». Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservavano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Parola di Dio. Grandi e mirabili sono le Tue opere, o Signore Dio Onnipotente. Giuste e veraci le Tue vie, o Re delle genti. Chi non temerà, o Signore, e non glorificherà il Tuo nome, poiché Tu solo sei santo. Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a Te, perché i Tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Benedite, Signore, ringraziate, servite, con grande umiltà. Lodate, lodate, benedite, Signore, con grande umiltà.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessero l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, che grida «Abba, Padre!». Quindi non sei più schiavo, ma figlio. Se poi figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Ho detto all'inizio che è veramente un momento bellissimo per me. È un dono grande trovarmi qui, in mezzo a tutti voi. E devo cominciare dicendo a voi, carissimi giovani, che negli anni precedenti, come la Basilica era così piena perché non c'era bisogno di avere queste distanze, non vi vedevo tra la folla. Oggi, come hanno lasciato il centro della Basilica per voi, si vede che siete i giovani e questo è prezioso, bellissimo. Un grazie anche a tutti quelli che giustamente con tanta finezza hanno lasciato questi posti. Per quelli che ci accompagnano da altre parti, voglio anche, prima di dire un pensiero di omilia, dire che ci troviamo qui. Anzitutto tanti giovani ragazzi e ragazze del Movimento Giovanile Salesiano, tanta presenza di famiglia salesiana qui e nel cortile, e voglio sottolineare che anche qui, per esempio, nel presbiterio ci troviamo alcuni, come
uno dei 118 vescovi salesiani, confratello salesiano, figlio di Don Bosco, vescovo a Gambela, il signor Roberto Bergamaschi, missionario in Etiopia. Ho visto all'ispettore della Lombardia, all'ispettore della sede nella quale ci troviamo, a Don Giuliano prima e Don Leo, e confratelli di parecchie ispettorie, i due maestri dei novizi, con i novizi salesiani che stanno nell'assemblea. Voglio dire anche un benvenuto a te, Soremma, ispettrice delle figlie di Maria Ausiliatrice, con tante sorelle anche della formazione a Roma, Casa Canta, e qui la casa formatrice, postulante. Vuol dire c'è una realtà bella e preziosa nella diversità. E oggi ci troviamo come altri anni per esprimere con una profonda emozione questa bellezza della vicinanza e l'esperienza bellissima della maternità di Maria De Maria, la madre ausiliatrice per noi. Aggiungo un piccolo pensiero che ho scritto per essere più preciso e soprattutto aiutare ai traduttori, perché stanno facendo la traduzione in 5 lingue, e anche cercherò di non parlare troppo in fretta. E volta per volta mi sento più comodo nel mio itagnolo che non italiano, e per questo, come voi, perdo la coscienza della velocità nel parlare. Oggi prometto essere più delicato. Allora, detto questo, aggiungo che, ecco, ci troviamo qui nella Basilica di Maria Ausiliatrice, voluta dalla Vergine Maria e da lei stessa chiesta a Don Bosco, affinché da questa sua casa esca quella gloria che conduca sempre all'incontro di salvezza e di pienezza di vita con suo Figlio Gesù Cristo. Un anno fa, in tutto il mondo, ricordo molto bene, abbiamo celebrato la festa di Maria Ausiliatrice colpiti da questa pandemia, che ha causato tanta sofferenza all'umanità e che ha fatto emergere ancora una volta sia la parte migliore sia la parte peggiore della nostra umanità, caratterizzata da tante espressioni, a volte di egoismo, riscontrabili in tante nazioni del mondo. Pensavo che lo constatiamo nella distribuzione, per esempio, dei vaccini contro il Covid. I più poveri sono quelli che, ancora una volta, non vi hanno accesso. Forse perché anche i loro governi sono concentrati su altri interessi e urgenze. Certo, ma questo non cambia la realtà. I più poveri, ancora una volta, sono quelli che in ogni circostanza spesso registrata dalla storia soffrono di più. Lo sappiamo bene. Questo sembra appartenere alla nostra condizione umana e dobbiamo quindi domandare la grazia che il Vangelo e l'amore di Dio possano continuare a trasformare i nostri cuori, che a volte sono di pietra, in cuori di carne, come Dio ha rivelato molti secoli fa attraverso il profeta Ezechiele. Dopo un anno, la malattia continua a colpire molte persone, e anche se in alcuni luoghi si comincia a vedere la luce alla fine del tunnel, anche tra di noi qui, in altri la situazione rimane ancora molto grave e pesante. Oggi, come ieri, la nostra madre, aiuto nei momenti difficili, orientiamo il nostro sguardo e rivolgiamo la nostra preghiera affinché arrivi al Signore. In questo momento desidero porre l'accento proprio sul guardare. Tutta la rivelazione biblica è attraversata da questo potente messaggio che dà molto valore al guardare e al contemplare. Vedete,
Nella creazione del mondo, Dio vide che ciò che aveva fatto era buono, che tutte le cose erano buone. Nella creazione stessa, Dio guardò e vide che aveva fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dio vide anche che l'uomo aveva bisogno di una compagna della sua stessa dignità e condizione e creò la donna. E Dio vide che era buona. A volte con uno sguardo profondo, altre volte con compassione o con uno sguardo che penetrava nel cuore, anche Gesù guardava. E in quel guardare e contemplare raggiungeva la parte più pura di ogni cuore, quello dei suoi amici, quello della madre che aveva perso l'unico figlio, quello anche del giovane ricco che lo aveva abbandonato e si era allontanato perché non voleva perdere le proprie ricchezze. E anche Maria guardava con uno sguardo sensibile e attento. Questo suo sguardo le fece cogliere l'imminente disastro che si avvicinava alle nozze di questi giovani sposi. E per risparmiare loro la vergogna che stava per arrivare, con la tenerezza e con l'autorità di una madre, chiese a suo figlio di fare ciò che era in suo potere. Carissimi tutti e carissimi giovani, quanto importante è stato questo sguardo attento e che importanza ha oggi nella nostra vita, questo sguardo legato a un cuore sensibile e aperto alla contemplazione. E mi rivolgo a voi giovani perché, specialmente per voi, le piccole cose sono importanti. Un gesto, una carezza, una parola, un messaggio, un sguardo, un sorriso. Veramente è importante capire che la vita passa anche attraverso di queste cose molto speciali. E oggi, nella solennità di Maria Ausiliatrice, abbiamo bisogno, forse più che in altri momenti, di rivolgere il nostro sguardo a lei, affinché guardandola e parlandole con il cuore possiamo sentire che ancora una volta lei ci dice: perché avete paura? Non sono qui io che sono vostra madre? Difatti io penso che questo potrebbe essere il messaggio essenziale di questa omelia, di questa solennità. Il nostro amato Don Bosco, che è stato un gigante della pedagogia spirituale, cioè un maestro nell'arte di accompagnare i suoi ragazzi nel cammino e nell'incontro con Gesù e con sua madre Maria, prima consolatrice, dopo chiamata Immacolata e infine ausiliatrice, ha agito proprio come un maestro di spirito. Ha fatto vedere loro, ai suoi ragazzi, che potevano comunicare con lei, come un figlio fa con sua madre. Sapeva come far sì che i ragazzi, guardando, di nuovo guardando, contemplando, inginocchiandosi davanti alla statua della Vergine o cantando l'inno che avevano imparato, sentissero profondamente nel loro cuore che stavano guardando la madre e che la madre li guardava e parlava al loro cuore. C'è una preziosa narrazione, un sogno di Don Bosco che abbiamo ascoltato durante i giorni di questa novena, che anche ieri ho detto nella buonanotte, e che dice così: il primo gennaio del 1866 Don Bosco raccontò in oratorio, vuol dire qui, e anche questo a me fa una grande emozione, perché mi sento che mi trovo pisando luogo santo salesiano. Qui, in oratorio,
di aver sognato una spaventosa inondazione e di essersi rifugiato con i suoi giovani su una grande zattera. Quando tutti furono sulla barca, racconta, presi il comando e dissi: Maria è la stella del mare, non abbandona chi confida in lei. Questo è il messaggio di Don Bosco. Dopo una navigazione piena di pericoli, la barca approdò su una spiaggia in cui si ergeva una statua di Maria Ausiliatrice. Tutti i giovani si recarono innanzi per ringraziare la Vergine Celeste dei tanti favori. Mentre stavano mirando la statua, la Madonna muove gli occhi, esclamarono alcuni. Poco dopo, un secondo grido: la Madonna muove le mani. Le lacrime scorrevano di commozione sulle nostre guance. La Madonna muove le labbra, dissero altri. Si fece un silenzio profondo, la Madonna aprì la bocca e con una voce soave disse: se voi sarete per me figlioli devoti, io sarò per voi una madre pietosa. Questo è il grande dono che il Signore ci offre in questa solennità di Maria Ausiliatrice, all'indomani della discesa dello Spirito Santo: la certezza di sapere che se saremo suoi figli devoti, lei sarà sempre per noi una madre amorevole. E permettetemi che lo pensavo ieri e voglio farlo, anche se l'omelia sarà 2 o 3 minuti più lunga, però voglio condividere con voi una piccola esperienza personale dove posso dire che questo è assolutamente vero. Vi parlerò della mia nonna materna. La mia nonna, mamma della mia mamma, è nata nel secolo di Don Bosco. 9 anni dopo, vuol dire che sono vecchio anche io, Nove anni dopo la morte di Don Bosco, nasceva la mia nonna, che dopo, per fortuna, anche io come giovane prete ho potuto lasciare nelle mani di Dio nel momento della sua morte. La mia nonna, Carmen, non ha lasciato mai il mio piccolo paesino, non ha fatto nessun viaggio, non ha studiato nessuna cosa, non sapeva scrivere, non sapeva leggere. Vuol dire una persona che ha vissuto in quel posto, sposata, 13 figli, la guerra civile, la fame, il dolore, però con una fede che a me già da ragazzino mi colpiva tanto. Pensate che della liturgia non capiva niente, tutto in latino, fino alla riforma del dopo Vaticano II, che quando è arrivato al mio paesino, e potete immaginare. Cosa ha fatto che la mia nonna avesse questa fede preziosa, bellissima, bellissima veramente? Giustamente l'amore alla Madonna, il rosario e il grande amore alla Madonna. Io sempre ho visto la mia nonna pregando il rosario e parlando al quadro della Madonna nella sua camera. Ditemi se non è vero che questo che si sente qui è così. Se voi siete i miei figli devoti, io sarò una madre amorosa per voi. Finisco con alcune piccole concretezze. Questa certezza ci rende consapevoli del grande dono di avere una madre. E il dono di percepire fortemente nel nostro cuore che non si tratta di idee più o meno belle nella nostra testa, ma di sentire nel profondo del nostro essere che lei, la madre, è e sarà sempre madre di ognuno o ognuna di noi, madre che ci prende per mano sempre, ma soprattutto nei momenti difficili. Secondo, si tratta di percepire e sentire
vedete che dico sentire, non parlo soltanto della testa, nel nostro cuore e in tutto il nostro essere, che oggi, come ieri, le parole del nostro Signore sulla croce, che abbiamo sentito nel Vangelo, diventano per noi una realtà. Figlio, ecco tua madre. E la stessa cosa che dice al discepolo amato, la dice a noi oggi. Figlioli amati, ecco la vostra madre. Terzo, si tratta di percepire con la mente e con il cuore e sentire nel profondo del nostro essere che non siamo mai soli, che siamo stati chiamati in questa esistenza con la garanzia che non saremo mai stati soli e abbandonati. Una madre ha portato ognuno di noi in questo mondo come mediazione umana del Dio che ci ha sognato e pensato, e un'altra madre si prende cura di noi e veglia su di noi da quel primo momento fino all'ultimo. Quarto, si tratta di percepire il dono prezioso di sapere che siamo guardati con amore da lei, la madre, e che a lei possiamo parlare anche senza dire parole, semplicemente guardandola con la stessa tenerezza e con tutto l'amore di cui siamo capaci. Quinto, si tratta di percepire e sentire come a Cana di Galilea che anche noi, anche voi, carissimi giovani, attenti alla madre che ci chiede fare tutto quello che lui vi dirà, possiamo aiutare suo figlio a fare di questo mondo un mondo migliore, più umano, più giusto, più fraterno, più di Dio, nonostante il dolore e l'egoismo che continuiamo a renderlo difficile, ma dove possiamo offrire il nostro piccolo contributo nel nome del Signore. Finalmente, si tratta di credere e di fare in modo che diventi una forte convinzione nel nostro essere, come in Don Bosco, che lei, che ha fatto tutto, continuerà a fare tutto nella nostra vita. Lo stesso nella nostra semplice famiglia salesiana e movimento giovanile dei giovani del mondo, e non lascerà mai che uno solo dei suoi figli e figlie si perda, come affermò San Bernardo di Chiaravalle molto tempo fa con un profondo sguardo di fede. Che la benedizione del tuo figlio prediletto parta oggi da qui, madre, da questa tua casa, e raggiunga tutto il mondo e tutta la Chiesa e la famiglia di Don Bosco, per intercessione tua. Amen. Facciamo la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo
siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dio ha voluto che la madre del suo Figlio fosse piena di grazia. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e tutti gli uomini e donne di buona volontà. Per il Papa, ripetiamo insieme: Maria Ausiliatrice, intercedi per noi. Maria Ausiliatrice, intercedi per noi. Per il Papa, i Vescovi di tutto il mondo, per chi guida le nostre comunità, ti preghiamo. Maria Ausiliatrice, interceda per noi. Per chi ha responsabilità nella politica, nelle organizzazioni sociali e amministrative, ti preghiamo. Maria Ausiliatrice, prega per noi. Per i giovani di tutto il mondo, soprattutto per quelli più feriti a causa della pandemia, ti preghiamo. Maria Ausiliatrice, prega per noi. Per tutti gli educatori che in questi mesi si sono spesi con dedizione, fantasia e sacrificio, ti preghiamo. Maria Ausiliatrice, prega per noi. Per i responsabili dei gruppi della famiglia salesiana, che sotto la guida del Rettor Maggiore si sono incontrati online in questi giorni, ti preghiamo. Maria Ausiliatrice, prega per noi. Per chi soffre nel corpo e nello spirito e confida nella Madonna di Don Bosco, ti preghiamo. Maria Ausiliatrice, prega per noi. Per i giovani del movimento giovanile salesiano sparsi nel mondo, che noi qui a Valdocco rappresentiamo, ti preghiamo. Maria Ausiliatrice, prega per noi. Preghiamo per i defunti delle nostre famiglie e degli amici di Don Bosco, in particolare per papà Spartaco Bertoglio nel suo anniversario e nonno Cesare Pignatelli. Ti preghiamo. Maria Ausiliatrice, prega per noi. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte che il tuo popolo ti presenta nella solennità della Vergine Maria, aiuto dei cristiani. Per sua intercessione concedi a noi di progredire nella fede, nella speranza e nella carità, per essere sempre più conformi a Cristo Signore, che ha dato se stesso per la vita del mondo, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e ve lo esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della Vergine Maria, aiuto dei cristiani. Umile tua serva, modello di ogni virtù, ha risposto pienamente al tuo disegno di amore, cooperando con l'obbedienza della fede e la carità ardente, all'opera di Cristo, nostro Salvatore. Unita a Lui nella gloria, continua la sua missione verso la Chiesa. Con materna cura aiuta e assiste i suoi figli nella lotta e nei pericoli, mentre camminano verso la Gerusalemme celeste. E per questo dono della tua benevolenza, il cielo e la terra si uniscono esultanti per cantare un canto nuovo. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo, e guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Bosco, Santa Maria Domenica Mazzarello, tutti i santi salesiani e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare, il Vescovo Concelebrante Roberto, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amati da Dio, ci rivolgiamo al Padre con le stesse parole che il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la sua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati noi invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Il momento della comunione è quello che unisce davvero nel profondo i partecipanti a questa celebrazione eucaristica e in certa misura, certo non liturgicamente perfetta, tutti quelli che sono collegati attraverso il web in questo momento. Ci sono i vari canali attivati, quello dell'ANSA, l'Agenzia Mondiale dei Salesiani, Don Bosco Italia, c'è Rete 7, Missioni Don Bosco, e Telepace. E questa è un'esperienza che sicuramente è voluta dal mondo salesiano, dal Rettor Maggiore, perché la sottolineatura della comunione di intenti, della comunione dell'impegno, è parte fondante del celebrare la festa di Maria Ausiliatrice. A cominciare dai giovani, Don Angel Artime ha sottolineato la presenza visibile, più che in altre occasioni, del movimento giovanile salesiano, perché la ridotta capacità a causa del Covid della Basilica ha voluto consentire un privilegio per i giovani più vicini al cuore di Don Bosco. Ma basta poi dare un'occhiata non solo al cortile, ma ai cortili intorno a Maria Ausiliatrice per vedere quante persone siano accorse anche con tutte le limitazioni di questo momento per questa celebrazione eucaristica che vuole proprio sottolineare l'unità dell'intera famiglia salesiana intorno al Rettor Maggiore, tutti venuti ad abbeverarsi al sangue, a sfamarsi con il pane
eucaristico. La necessità di trovare per tutti uno spazio in questo mondo, a partire da chi è più in difficoltà, è stata ribadita subito al principio dell'omelia dal Rettore Maggiore, quando ha ricordato che purtroppo, se anche noi oggi a distanza di un anno e mezzo dallo scoppio della pandemia in Italia e nel mondo occidentale, cominciamo a vedere un po' la fine del tunnel, poi saremo noi a volercelo conservare o no, a seconda dei comportamenti che adottiamo e adotteremo nel breve periodo. Nei paesi più poveri ci sono condizioni che non permettono nessun tipo di intervento serio, di massa, per la prevenzione della malattia. Pur con tutte le obiezioni, le osservazioni, le critiche che vengono fatte al vaccino, in questo momento il vaccino è un argine che funziona contro la pandemia, e ci sono paesi dove questo non è assolutamente neanche pensabile. Recentemente abbiamo sentito di paesi dove neanche uno è stato vaccinato finora, forse può essere qualche governante che si è potuto permettere un volo in qualche paese amico, ma sul suo territorio non ha potuto, voluto dare corso a una prevenzione, a una cura di massa. Fra questi ricordiamo in particolare il Venezuela e l'India, che ci risultano tra i paesi più colpiti dalla prima e dalla seconda ondata soprattutto.
Preghiamo. O Padre, Tu ci hai nutrito con il pane del cielo, Gesù Cristo nato dalla Vergine Maria, e risorto come primizia della nuova creazione. Concedi a noi di camminare verso di Te in novità di vita e di collaborare all'evento del Tuo Regno. Per Cristo nostro Signore. Ci sediamo. Caro Don Angel, che emozione ritrovarsi qui insieme in questo giorno di festa per tutta la famiglia salesiana. Quello appena trascorso è stato un anno faticoso per ognuno di noi. Le sfide sono state tante e hanno richiesto tutta la nostra energia. Questo tempo ci ha chiesto di essere giovani innovativi, capaci di portare speranza e gioia a tanti ragazzi delle nostre realtà. Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle quanto la relazione fraterna e la preghiera insieme siano in grado di generare bene per gli altri. Le testimonianze di amore generoso a cui abbiamo assistito in questi mesi hanno lasciato un segno indelebile. Sono necessari vicinanza e sacrificio per nutrire la fraternità. Sono ancora molte le sfide che ci attendono, a partire dalle attività estive che a breve coinvolgeranno tanti ragazzi. Come dice il Papa, non si ottiene mai lo stesso dalle crisi. Si migliora o si peggiora, ma non si ottiene mai lo stesso. Le crisi ci mettono davanti alle necessità di scegliere e impegnarci in un percorso. In questo nostro cammino sentiamo la presenza di Maria sempre vicina a noi, come madre e guida. Da Don Bosco abbiamo imparato a consegnarle le croci della nostra vita e a chiedere a lei la grazia di farci giovani santi e coraggiosi nel nostro quotidiano. Ti chiediamo di ricordarci nelle tue preghiere affinché con l'aiuto di Maria Ausiliatrice possiamo essere anche noi testimoni di un amore generoso, ravvivando con la nostra gioia una nuova fratellanza. A nome di tutti i ragazzi del Movimento Giovanile Salesiano, ti ringraziamo di cuore per la tua presenza e ti salutiamo con questo applauso. Mi dispiace perché ancora un anno non posso darvi un abbraccio. E così, ancora non possiamo, arriverà il momento. Però grazie per queste parole, non per me, ma perché significa che i giovani del mondo, perché in voi vediamo i giovani del mondo, troviamo tanti, tanti motivi di speranza. E con questa certezza che portiamo nel cuore, che mai ci troveremo da soli, perché lei, la madre, la mamma, è una mamma amorosa. Grazie, vi promettiamo e vi prometto la preghiera per voi. Forza, carissimi giovani. Grazie a voi. Grazie. Benedizione. Dio Padre, che ha voluto Maria come aiuto del popolo cristiano e fonda su di voi l'abbondanza del suo amore. Amen. Cristo Gesù, vincitore della morte che sulla croce ci ha donato Maria come madre, vi faccia partecipi della ricchezza della sua vita. Lo Spirito Santo che è sceso sugli Apostoli radunati nel Cenacolo con la Vergine Maria vi renda nel mondo testimoni della risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi
e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.